Ciao fragoline! Allora, nuovo video. Questa volta sono andata da Tiger e dato che ho visto qualcosa per Halloween, volevo acquistare qualcosina. Ovviamente avete già visto nel vlog di credo 2 settimane fa, non so quando va questo video sul canale, che vi avevo fatto vedere che sono andata da Tiger. E questo è il sacchetto, questo qua. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Comunque, prima di tutto, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Lasciarmi un like, ovviamente se vi piace questo video. Se volete c'è il link del mio Instagram sia sotto in tutti i video che vedete sul canale, sia qua sempre nella schermata, tranne ovviamente sui vlog. E poi se volete un commentino qua sotto mi fa piacere se scrivete qualcosina riferito al video. Detto questo, vi faccio vedere cosa ho preso perché credo che sono un po' di cose. Vi dico anche quanto ho speso, se trovo lo scontrino. Vediamo. Vorrei vedere lo scontrino. Ok. Per cui, in totale ho speso 7,50 euro. Ovviamente il mio budget era 20 euro perché non volevo prendere, diciamo, cagatine, per farvi capire. Ma alla fine credo che l'avrò, che ho preso praticamente cagatine. Comunque, vi faccio vedere, questo è lo scontrino. Credo che si vede. Allora, iniziamo da questo. Questo qui questo è un cuore da gonfiare, che praticamente è gigante, è 110x90. È fatto così, ovviamente non ve lo faccio quando lo gonfierò, ve lo farò vedere. Questo qui l'ho pagato 2 euro. L'ho visto perché mi piaceva e poi ho detto, secondo me per le foto per Instagram è bellissimo. E allora ho preso questo. Si può anche ai ganci dove lo potete agganciare. Praticamente l'ho preso anche per l'anniversario. E niente, questo. Poi, dato che è la prima volta che non, cioè la prima volta che compro questa scatola dove praticamente ci trovi tutte le sorprese di Tiger. Io ho preso questa qua che costa 5 euro, praticamente è quella più grande, la XXL mi sembra, questa dove trovi le sorprese. Dato che ho visto questo qui che è a forma di Halloween, allora ho detto, ma quasi quasi prendo questa che in questa qua trovi praticamente tutto quello che c'è nel negozio. È la prima volta che la prendo, non so neanche cosa c'è dentro, per cui lo vediamo insieme. E poi vi dirò se vale la pena oppure no, perché questi sono 5 euro. Se no, ce n'è un'altra così più piccola. Era piccolissima. Ho detto è inutile prendere una cosa piccola che tanto. Quella dovrebbe costare 3 euro, 4, non lo so. Però era meglio questa qua. Per cui adesso l'apriamo, vediamo cosa c'è dentro. Spero cose che mi interessano e spero cose che sono molto belle. Se no, ho speso 5 euro buttati per niente. Qua è sigillato un bel po'. Quante cose! Già vedo tante, tante cose per Halloween. Saranno cagate di sicuro perché 5 euro. Però iniziamo che è meglio. Allora, prendo a caso. Vediamo la prima. È questo, cosa sono? Ah, sono 8 piatti di plastica. Qua cade giù tutto.
fatti così a ragnatela nere. Non sono belli, cioè non sono male, in senso, oh no, sono di cartone. In senso che sì, beh, usa e getta, però sono 8 per Halloween. È una bella cosa, specialmente che io vorrei fare un dolce per Halloween, per cui non sarebbe male come idea. Ho già anche i piatti. Poi questo astuccino che potrebbe servire, per cui che bello. Ma può cambiare? Ah, forse sì. Ah, ho capito. Diventa praticamente, allora, azzurro. Adesso non si vede tanto bene il colore. Comunque diventa azzurro e per portamatite, un astuccio portamatite fatto così. Non è male anche questo, potrebbe servire. Comunque azzurro e praticamente fatto. Beh dai, carino. Non è male. È argento, argento e azzurro praticamente. Questo non è male. Solo che non lo so, adesso vedo, perché se le uso tiro via l'etichetta, ma se per caso non li uso li do a qualcuno, li regalo a qualcuno, a miei cugini, così, anche perché sinceramente non è che però. Poi che belle 8 cannucce, se non mi sbaglio, sì, con fatte così a gatto nere. Che belle. Non sarebbe male, cioè praticamente collezione per Halloween. Solo per la tavola. Mia mamma sarebbe contentissima adesso che vede queste cose. Non è vero. Però vabbè. Poi questo cos'è? Adesivi. Non c'entra niente per Halloween. Comunque questi adesivi. Molto carini. Non ci voglio di spiegare cosa. Tanto li vedete, non è che c'è. Oh mio Dio, questo cos'è? Questo è da appendere, decorativo da appendere per Halloween. Non è male. Non ho niente da appendere per Halloween. Fatto così non si capisce. Ah, nella figura è questo, praticamente ha la gonna con le calze a rete arancioni nere, le scarpette. Non è male, carino anche questo. Comunque ho detto, sono cagate. Per i bambini no. Per quelli grandi sì. Queste evidenziatori. Che dolci. Forma di orsetto, coniglietto, gatto, un po' di tutto. Questi sono evidenziatori. Non li apro perché sono normali evidenziatori. Non credo che c'è qualcosa di... Poi ci sono tante cose, per cui io che vado più veloce. Poi questo cos'è? Modellante tipo plastilina, qualcosa del genere, per fare dinosauri, quelle cose lì. Io non so se lo userò, vediamo. Comunque questo meglio prenderlo, sennò... Okay. Poi vedo questi occhiali da pipistrello. Oh mamma, fatti così, c'è la cosa, fatti così. Anche questi qua sono carini. Ah, si illuminano. No vabbè, questi si illuminano. Comunque nel prossimo vlog vi farò vedere queste cagatine, se volete vederle, se no. Poi questo, cos'è? Oh mamma, ventilatore portatile fatto, cioè è così, però fa aria, cioè praticamente vabbè, questa cosa forma di gelato fatto così, che tu schiacci e fa
l'area, ma questo va bene per l'estate, cioè non so perché l'hanno messo, vabbè, questa cosa qui. Poi passiamo a questo. Solo cagate mettono dentro. Comunque, dammi corda, c'è scritto, per cui tu lo carichi e questo coso si muove. È praticamente una zucca di plastica, fatta così. È carina, ma diciamo che per la mia età sono un po' cagate. Però poi vediamo le ultime due cose. Questa dovrebbe essere una matita, sì, matita a forma di topolino. Che carina, molto bella, grigia, fatta così, forma di topolino. Questa non è male perché mi serviva la matita, per cui diciamo che è una bella cosa e molto utile. Le altre cose non è che sono tanto utili, ma vabbè. L'ultima cosa, tanto per cambiare. Questo, allora, questo è finito. Questo si può buttare. Questa è una, è per la torta. Praticamente fatta così. E uno stampo per torte di compleanno con numeri digitali. Scusa, ma come fa a essere? Ah, perché... Ah, ok, 88. E chi fa gli 88 anni? Cioè, praticamente... Adesso non so se vedete. Comunque, c'è scritto 88, numero 88. Per cui voi mettete praticamente il pan di Spagna qua dentro. Questo è fatto in silicone e giustamente c'è il numero. Qua dice 28, ma a casa mia è 88. Però vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Io diciamo che queste cose qua in silicone non le uso mai perché sono... non hanno senso. Io uso sempre quelle apposta per le torte e non è che le uso mai. Però vabbè, proverò a usarlo per la prima volta. E comunque fatto così. Praticamente tu metti il pan di Spagna, c'è il numero qua. E ti fa anche il numero, solo che non ho capito, almeno che vabbè, vi farò sapere nel prossimo vlog. Comunque questa è l'ultima cosa che ho trovato. Allora, io sinceramente per 5 euro mi aspettavo qualcosa, adesso cade giù tutto, mi aspettavo qualcosa di più carino, specialmente tutte quelle che ci sono dentro dove vai ad The Tiger, dentro il negozio, ma vedo che queste cose qua nel negozio non c'erano, sinceramente. Per cui vi dico che tutte queste cose che ho trovato nel negozio in cui vi ho fatto vedere la clip sul vlog dell'altra volta, non ho trovato queste cose qua. Per cui diciamo che 5 euro potrebbe già andare. Adesso non so quanto costeranno. Però, ripeto, queste cose secondo me vanno prese solo per chi ha bambini massimo 12 anni, non più di 12 anni, perché poi, cioè, chi le usa tutte queste cose? Almeno che sono cose che sono utili, ad esempio la matita, allora ci può stare perché è utile anche per me che sono, diciamo, grande, allora ci può stare l'astuccio, tutte queste cose qui, però per il resto... tipo questo, tutte queste cose qui, o gli occhiali, ad esempio io non avrei il coraggio di andare in giro così, per cui me le metterò a casa tanto per fare un video eccetera. Però 5 euro non lo so. Io ripeto, il primo acquisto che faccio di questa borsa, queste sorprese che ci sono dentro, ma credo che sarà anche l'ultimo, perché ripeto, non è... è meglio per i bambini che per l'età oltre i 20, ma neanche 18 anni, così. Tutto qua. Per cui la penso così. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato questa cosa qui. 5 euro anche come prezzo è buono perché trovi tante cose. Però
Io ho trovato tantissime cose a 50 centesimi che però non erano cagatine, per cui non è che erano cose che utili che ti servivano. Ad esempio, l'agenda costava 4-5 euro, anche di più. Invece, le altre cose che non ti servono, cose da bambini, ovviamente costavano 1,50 euro. Ma non sono state a prenderle perché ho detto tanto non ne faccio niente. Tutto qua. Niente, il video è durato anche fin troppo, per cui smetto di parlare, che è meglio. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di queste cose. Forse l'unica cosa che mi è piaciuta di più è questo qua che ho preso io e basta. Poi per le altre cose, sì, dai, qualcosina. Tanto per... Ok, niente, ci vediamo al prossimo video, per cui vi aspetto. Sempre qua sul mio canale a vedere altri video che usciranno. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!